estate nella città di Arandel. Non potrebbe essere più calda o più soleggiata, ma tutto sta per cambiare. Per sempre. Arandel! È completamente ghiacciata! Freddo. Ah, una bufera di neve a luglio! Frozen, il regno di ghiaccio, torna ad immergersi nella tradizione dei classici disneyani di ispirazione favolistica, in questo caso La regina delle nevi di Hans Christian Andersen, ed arricchisce nuovamente la narrazione di un'impostazione da musical, senza rinunciare ad evolvere l'impostazione e la scrittura dei personaggi, a cominciare dalla principessa protagonista, o meglio, le due principesse. Milady! Imbarazzante. Non che tu sia imbarazzante, ma... Elsa e Anna crescono nell'incantevole regno di Arendelle, incastonato in un suggestivo fiordo norvegese. Le conosciamo bambine, mentre giocano come tutte le sorelline di questo mondo, con una differenza. Elsa ha la magia dentro di sé ed è capace di creare ghiaccio e gelo con le mani. Amo la velocità! Finché qualcosa non va storto, Elsa non è in grado di controllare il suo potere e finisce per far del male alla sorellina che viene salvata, ma non senza un prezzo. Anna non ricorda più nulla dell'incidente e dei poteri di Elsa, che, quando le due restano sole alla morte dei genitori, si rinchiude nei suoi alloggi senza mai uscirne, per impedire che la magia che ha dentro possa arrecare danno agli altri. Le due sorelle si ritrovano di nuovo riunite nella festa dell'incoronazione, ma la tensione della giornata provocherà una nuova incontrollabile esplosione dei poteri della giovane donna, che intrappola Arendelle in una morsa di gelo e scaturisce nella fuga di lei sulle montagne. Bella. Potevi dirlo prima! Occhio! Brutto cattivo, non si tirano i pupazzi di neve! No, furia scala. Anna è impacciata, istintiva, ottimista e premurosa, ma anche coraggiosa e determinata quando si tratta di mettersi sulle tracce della sorella. Elsa di contro è algida e severa, resa distaccata e sofferente dal senso di colpa per aver fatto male alla sorella e per la reclusione forzata. Forza, bello, più veloce! No! Una contrapposizione che funge da asse portante del film e che non viene mai messa in secondo piano dall'altra anima di Frozen, quella da commedia, assicurata dalla presenza del travolgente pupazzo di neve Olaf e dalla goffa simpatia della renna Sven, ennesimo animale riuscito del mondo Disney.